Meccanica, agroalimentare, energia, moda, ICT, trasporti e servizi logistici sono i settori, secondo Confindustria, dove mancano almeno 290.000 figure professionali tecniche per fare industria 4.0. La Regione Abruzzo si è attrezzata per rispondere a questa esigenza del mercato del lavoro attraverso l'offerta formativa altamente qualificata e variegata dei 5 istituti tecnici superiori abruzzesi, scuole di alta tecnologia post diploma operanti proprio nei settori meccanica, meccatronica a Lanciano, efficienza energetica all'Aquila, agroalimentare a Teramo, sistema moda a Pescara, mobilità sostenibile nel trasporto merci e persone a Ortona. Nasce anche in Abruzzo la rete degli istituti tecnici superiori per una formazione post diploma specifica in grado di venire incontro alle esigenze economiche e produttive del territorio. Sono stati 2 gli open day organizzati dal sistema ETS regionale a Teramo e a Lanciano, finalizzati a sensibilizzare, orientare e informare gli studenti e le loro famiglie sulle nuove opportunità di specializzazione offerte dopo il diploma. Finanziati dal MIUR e dalla Regione, gli ETS rappresentano la risposta italiana alla domanda delle imprese e si offrono ai giovani percorsi di specializzazione tecnica di 2 anni completamente gratuiti, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del paese, realizzati secondo il modello duale di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca, enti locali, sistema scolastico formativo. Le fondazioni ETS, grazie alla forte collaborazione con il mondo dell'impresa presente al proprio interno, consentono una formazione specialistica e spendibile e ad alto tasso di placement nell'attuale mercato del lavoro. Anche a Lanciano, al cinema maestoso Chuck City, il clou della mattinata è stato rappresentato dallo spettacolo ETS My Life, Progettati nel futuro, del Teatro Educativo di Bologna, una divertente lezione spettacolo di orientamento agli ETS, scritta per i ragazzi delle scuole superiori, un format teatrale in cui, con una modalità comunicativa, interattiva, divertente e multimediale, si evidenziano i principi orientativi post diploma, quali sono i motivi per iscriversi agli ETS e le peculiarità di questo percorso di specializzazione. Nei 2 open day presenti oltre 1.000 studenti delle classi quinta e quarta provenienti da tutte le scuole della regione, ai quali le fondazioni ETS hanno presentato la loro offerta formativa altamente professionalizzante e soprattutto immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Gli eventi sono coprogettati da tutti gli ETS in collaborazione con Regione Abruzzo, OSR Abruzzo e Poli Tecnico-Professionali e cofinanziati dal MIUR. Il numero di iscritti alle università raddoppia.